Benissimo, dovremmo essere in diretta. Saluto tutti. Buon pomeriggio. Siamo sempre qui ad Esapolis. Vi trasmettiamo dal Micro Megamondo attraverso la pagina Facebook Micro Megamondo e poi anche sulla pagina YouTube. Siamo qui sempre per parlarvi di natura, per parlarvi del micromondo, per raccontare ancora le nostre storie, quindi con le nostre rubriche anche sulla scienza, sulle fake scientifiche, commentando le notizie del giorno e poi incontrando anche degli ospiti molto speciali. Intanto saluto Gabriella, che vediamo se riesco a mettere anche lei nello streaming con me. Ciao Gabriella. Ecco, Ciao Enzo, buonasera a tutti. non ti presento più perché ormai sei già nota e chi vuole e non ti conosce ancora, basta che vada a vedersi le puntate precedenti, ne abbiamo fatte tantissime. E poi saluto anche Riccardo, che ormai è con noi, che ci accompagna. E ciao Riccardo, Enzo, ciao a tutti. te lo dico perché saluto quel gruppo modenese di scienze naturali che è nascosto dietro di te tutto il gruppo, vero? Quanti sono? È così, ma i soci locali sono una quarantina, diciamo. Siete fra i più attivi a livello nazionale, soprattutto ricordiamolo sempre, Ento Modena, tutti la conoscono, tutti, Già. non c'è naturalista, entomologo, c'è da sempre ormai Ento Modena il punto di riferimento. Anche perché ricordiamolo, approfittiamone subito per tutte le attività, che non è solo l'incontro tra persone che scambiano insetti, informazioni, cose naturalistiche. È diventato un punto di scienza, di informazione, di educazione e di incontro per le famiglie con progetti educativi. È un luogo dove si proiettano iniziative anche sul territorio di tantissimo tipo, Sì, sull'ambiente, sulla città. infatti ormai l'offerta, diciamo così, che possiamo dire che la parte di collezionismo e dell'entomologia, diciamo, pratica, non è che si è ridotta, ma è diventata in percentuale molto più piccola proprio perché si sono aggiunte tante iniziative a latere, appunto, di divulgazione e anche, appunto, conferenze, laboratori, soprattutto didattica per i bambini. Ecco, Gabriella, tu sei stata a Ento Modena, no? Perché abbiamo fatto anche Sì. dei laboratori. Poi no, siccome quando andiamo lì, ultimamente, no, da tantissimi anni che non siamo più espositori, quando eravamo ragazzi, ho cominciato con la ragazza, ma tu sei arrivata dopo, noi ci andiamo lì a fare un po' di volontariato, ecco, perché ci divertiamo, perché vediamo una mission anche, andare lì a fare laboratori con i ragazzi, con le famiglie. E magari ci resta poco tempo per andare a vedere quello che ci interessa, che è noi la mostra, perché siamo Sì, infatti è stato impegnati. un giro tutto di corsa quella volta, mi ricordo, perché fare il laboratorio, poi sono riuscita giusto di corsa a fare un giro e poi si è dovuto ripartire. Poi Però dicono molto che i bello. naturalisti vivono una vita tranquilla, adesso sinceramente non è così facile. Allora, No, anzi, vi ringraziamo Enzo perché ci portate sempre dei laboratori veramente di qualità altissima e che sono sempre molto, molto partecipati. ma guarda, io non lo considero adesso ti ho detto ci portate, ma io ormai penso che con Ento Modena penso di essere parte della famiglia, perché talmente tanto ci sono nato praticamente dentro. Perché non mi sento nemmeno uno che viene a portare qualcosa, mi sento parte del gruppo, Hai sono dei ragione. fratelli, entomologi, naturalisti. E quando vado lì è un abbraccio, adesso non sono più col virus, ma tutti gli amici che si è fatto una vita insieme di ricerche, di studi, come va le famiglie, perché è bello, che non c'è solo la scienza, si crea un mondo anche ovviamente di affetti, di umanità, di amicizie. E poi un mondo al quale attingere, e ti ringrazio per esempio a te, anche recentemente, quando hai sei in difficoltà con qualche specie, ci sono un sacco di amici, hai il gruppo di entomologi, qualcuno è sempre specialista di qualcosa, se non lo è, si insegna a fare ricerche e a dire: ma questa cosa qui è una sfida, adesso la risolviamo. Sì, comunque, anzi, infatti ricordo benissimo che quando siamo state ad Ento Modena tu passavi in mezzo a, insomma, a tutte le esposizioni e ti fermavano ogni 3 secondi come se fossi una guest star, quindi salutavi tutti proprio come se fossi, cioè come è attualmente che sei di casa, insomma. Ma io sono molto affezionato a tutti quanti e diciamo più che a guest star, che non ho assolutamente questo ruolo, magari delle volte anche io non l'ho colto in televisione o quello fatto qualcosina, però sono veramente persone a quali ci conosciamo, per cui è proprio come se incontrassi un fratello, un cugino che non vedi da tempo, dici come stai, come va tutto. Quindi questo è il bello anche. E persone con le... Devo dirvi una cosa importante anche quando si hanno queste passioni, che non c'è più la differenza di età.
tra me e Riccardo c'è molta differenza, però io e lui, come ho anche il gruppo di giovani naturalisti, come anche naturalisti molto più vecchi di me, Rico Stella qualche anno più di me ce l'ha e lo saluto poi quando si collegherà, se si collegherà. Ecco, è collegato, anche se lo vedo. Ecco, e lui è qualche anno più di me e qualche reumatismo in più, diciamo così, e solo si metterà a lacrimare perché dice non ridere, perché... però condividiamo tutti come bambini lo stesso entusiasmo, la stessa curiosità. E si è giovani entomologi, abbiamo fatto il gruppo così per questo, finché si ha questa passione, questa curiosità. E non la si perde, d'altronde poi la vita è quella che è, la salute è quella che è, beh, ti può veramente minare. Però conosco persone che fino all'ultimo si aggrappano alle sei zampe dell'artropode, sono veramente interessantissime. Allora, volevo dirvi che oggi proprio ho allungato questa presentazione perché intanto arriverà poi Bigi che si sta sganciando da Gheo, so che sta correndo, sapete con lo scivolo, quello che si buttano giù, l'ho detto l'altra volta, dalle case, quando si fa i restauri, le cose, i muratori, oppure quelli con gli scivoli che si vedono anche quando... ci sono gli effetti speciali nei film che tutti vanno giù. Lui va giù dallo studio, praticamente dal quarto piano di Gheo, quinto, va giù direttamente nella stanza che del suo albergo, dov'è, per collegarsi. Quindi, se faccia del male. E vediamo qui se per caso è già arrivato. È arrivato, è arrivato, Emanuele. Ci sono. Giuro che io da qua sono su un terrazzo in questo momento dell'hotel, perché mi hanno dato la stanza col terrazzino. Ciao a tutti. Giuro che vedo i miei studi, cioè fa veramente ridere quello che hai appena detto, perché se io faccio così, se mi sporco, vedo il quinto piano dove ci sono gli studi di Gheo, quindi fa abbastanza ridere quello che hai detto. Articolato dallo studio fino a lì, fare proprio il tunnel di discesa. Sì, ma infatti adesso ho parlato con Giù con la reception e consigliavo di fare un tubo proprio fisso, è comodo effettivamente. Ecco, io vi tengo ancora tutti qua sullo schermo e vi saluto tantissimo, ciao Ema, ma perché con noi c'è un caro amico con il quale abbiamo condiviso anche anni, studi, ricerche, insomma, l'università e amicizia, che è venuto a trovarci e che è un esperto nazionale di grandissimo livello, è presidente dell'EAF, European Association of Forensic Entomology, professore di zoologia, presidente anche del GIF, del gruppo italiano Entomologia Forense. Abbiamo l'onore di avere con noi un entomologo straordinario che è Stefano Vanì. Eccolo qua, ve lo faccio. Ciao Stefano. Ciao Enzo, buonasera a tutti. Grazie. Ciao Stefano. Qualcosa in velocità per averti annunciato. Allora adesso, so che anche con Emanuele non ti conosci direttamente, ma indirettamente sì. E mi aveva espresso sì, anche lui non lo sa, non lo sa, ma in realtà ha incontrato la mia fidanzata Elena all'Università di Genova, dove so che tu insegni, tra l'altro, hai qualche corso, eccetera. E quindi ti porto i suoi saluti. So che è connessa, l'ho vista fra i connessi, diciamo, alla pagina Facebook del Micromegamondo. Quindi so che vi siete incontrati, avete parlato anche del Perù, tra l'altro, una volta lì in laboratorio dove lavora lei. Assolutamente, e dobbiamo cominciare a fare delle analisi statistiche insieme, quindi diciamo che un cerchio che si chiude. Ecco, anche un'altra, in quel laboratorio lì c'è anche un'altra Elena che salutiamo, se ci stesse guardando, che è Elena Grasselli, che di nuovo conoscerai, perché appunto è un piccolo mondo quello dell'Università di Genova, no? Quindi alla fine si conosce. Un piccolo, ma un grande mondo, eh? È un mondo che sì. Molto bene. Oh, Elena, vediamo se riesco a mettere il... Non so se ecco, vedi, perché lei è super interessata, Elena mia, è super interessata all'entomologia forense, che è l'argomento di cui oggi parlerai, vero? Assolutamente sì. Ti lascio, la vedete voi due, dai, così abbiamo... Sì, la vediamo. Allora, vediamo di vedere anche la... Eccoci qua. Allora, noi stiamo vedendo, Stefano, il tuo inizio, che è abbastanza terrificante. Perché perché all'interno di una scena come questa, in cui c'è un corpo a terra, ci sono dei proiettili, ci può essere magari anche del sangue, nessuno pensa mai che tra le varie prove che gli investigatori possono raccogliere ci possono essere anche queste. Quindi... tutti noi pensiamo al crimine, a come risolvere i crimini o come capire i crimini partendo dal DNA, dalle impronte digitali, dai residui dello sparo,
però dobbiamo tenere in considerazione che in alcune situazioni gli insetti diventano veramente dei testimoni silenziosi che ci possono raccontare un sacco di cose su cosa è successo. E una delle prime cose che ci raccontano è per esempio il tempo che è trascorso da quando la persona è morta a quando è stata trovata. Ma io so che tutti quelli che stanno ascoltando ci conoscono il più grande entomologo forense del mondo, che è questo, è Grissom. Grissom, che ha portato sul piccolo e grande schermo l'idea che gli insetti dalla scena del crimine arrivano al tribunale, nel senso che li utilizziamo proprio come delle vere e proprie prove, e giusto per confortare un po' tutti, l'unica cosa che io condivido con Grissom è la confusione sulla scrivania. Perché allora, Grissom come Grissom è un attore, ma dietro di lui c'è un professore ormai in pensione dell'Università di Honolulu, il professor Lee Goff, il quale gli fa da consulente scientifico e gli fornisce tutte le informazioni per costruire poi la serie televisiva. Lee Goff, che ho conosciuto personalmente, è una persona magnifica, barba bianca, gira in Harley Davidson e raccoglie insetti dai corpi. Però la cosa che un po', secondo me, un po' per tutti fa riflettere è che nella serie televisiva arrivano, raccolgono una larva, la guardano contro luce, di solito anche contro il sole. Io quando provo a guardare qualcosa contro il sole normalmente mi abbaglio, non vedo più niente, e poi da lì cominciano a raccontare che cosa è successo, quando è successo, come è successo. Nella vita di tutti i giorni non è proprio così. Si raccoglie il materiale, viene poi portato in laboratorio, viene analizzato utilizzando i microscopi o al giorno d'oggi anche la biologia molecolare. E qualcuno mi dice, me l'ha chiesto proprio ieri sera, ma è una scienza nuova? Allora, nuova direi, se per nuova intendiamo da 200 anni, direi di sì, addirittura un po' meno, perché qui vedete i primi disegni di insetti raccolti proprio sui resti umani da un francese, il quale era passato anche in Italia, a dirti la verità, alla fine dell'Ottocento era andato a vedere le catacombe dei Cappuccini a Palermo e aveva visto che su queste mummie c'erano gli insetti che assomigliavano agli stessi insetti che lui trovava a Tolosa, presso le cripte dei Cappuccini che ci si trovano a Tolosa. E poi comincia a esumare corpi e rende conto che i corpi sono colonizzati dagli insetti. E quindi gli viene la grande idea di cercare di utilizzare gli insetti proprio come prove. E come tutte le prove rispondono alle domande che gli investigatori fanno. Quando la persona è morta, se il corpo è stato spostato o altre informazioni. Allora, qualcuno mi dirà, sì, ma noi abbiamo visto che i medici legali, quelli che invece in America vengono chiamati forensic pathologist, i patologi forensi, misurano la temperatura del corpo, guardano il rigor mortis, cioè la rigidità del corpo, guardano l'apparizione o sparizione di certe macchie di sangue in certi distretti. E perché servono gli insetti? Ecco, gli insetti servono quando quello che vi ho appena detto per quanto riguarda i medici legali non funziona più. Perché purtroppo questi metodi che l'anatomopatologo può utilizzare terminano di essere utili circa dopo 72 ore dal decesso. A quel punto lì, 72-90 ore dopo il decesso. A quel punto lì i medici legali si trovano senza strumenti e qui entrano in gioco gli insetti. Insetti che arrivano sul corpo e i primi che arrivano sono queste bellissime mosche, bellissime agli occhi di un entomologo, logicamente, non per tutti sono così belle, le quali... dai, sono verdi alcune, sono bellissime, dai. Questa verde metallizzata che si chiama Luciglia, e questa immagine è la Luciglia sericata, famosissima, è, secondo me si potrebbero fare dei gioielli da quanto risplende. Però
posso immaginare che se tu guardi invece quella a destra, che è una mosca carnaria grigia, nera, e un po' così dall'atteggiamento che sembra quasi aggressiva, non è che incuta tanta simpatia. Non so quante donzelle si porterebbero una spilla fatta a forma di mosca carnaria. Ma non sanno quante battute fanno le mosche, sono dei grandi comici, no scherzo, ovviamente è una battuta stupida. Ma diciamo che i film contribuiscono, anche poi il film La Mosca è terrificante. Assolutamente, in questo clima di terrore e di paura. Però posso dirti, anche ai miei occhi, tra quella in alto a sinistra, bella verde, vabbè, bella nera, nella mia collezione preferisco avere quelle verdi. Le Lucilia, sì, invece che le mosche. E poi ci sono quelle blu, per chi ha letto i libri della Cromwell, mi ha addirittura dedicato un titolo di un libro che è Callifora, e sono i mosconi blu che regolarmente vediamo in primavera e in autunno anche nei parchi cittadini. E, però, oltre a questi insetti, arrivano anche questi bellissimi coleotteri, quindi parenti delle coccinelle, dei maggiolini, dei cervi volanti, che vanno a mangiarsi i resti quando cominciano a diventare più secchi. Poi andremo a vedere un po' di più cosa succede. Anche una piccola falena vedo sotto, no? E sotto quella falena lì non è nient'altro che una tarma dei vestiti. Allora, non per quelli che sono come me, quindi senza capelli, ma per chi ha i capelli, alla fine, quando il corpo sarà completamente consumato, resteranno per l'appunto le unghie, i capelli e qualche ossa, avremo l'arrivo delle tarme dei vestiti, le quali sono in grado anche di rosicchiare quel poco che resta di un corpo. Quindi un percorso a ondate, si dice. Per dirvi la verità, il termine francese iniziale era quello degli squadroni della morte, termine che mi incute un po' di paura, a dirvi la verità, come vedere dei piccoli eserciti di insetti bardati di nero che invadono il corpo. Gli inglesi invece ci hanno abituato alla parola ondata, che identifica proprio questo flusso della natura che colonizza un corpo, perché dobbiamo pensare che alla fine il corpo non è nient'altro che dell'energia, quindi è della sostanza che arriva in un certo ambiente, e come sappiamo tutto, in natura non si butta via niente. Tutto viene riciclato, e direi che il ruolo degli insetti anche in questo è fondamentale. Noi magari pensiamo sempre agli insetti come importanti per l'impollinazione, sì è vero, però dobbiamo renderci conto che senza quelli che in qualche modo degradano gli escrementi e quelli che degradano i corpi morti, avremmo veramente la vita impossibile. E lo sanno bene gli australiani dopo che hanno importato le mucche, senza avere chi gli smaltiva gli escrementi. E certo, sì, lì hanno dovuto fare un'operazione che gli ha comportato anche altri problemi, peraltro. Che alla fine poi gli ha comportato gli altri problemi. Quindi nel bilancio, se uno dovesse fare il conto, se gli insetti dovessero chiedere il conto economico agli uomini, dovrebbero mettere dentro non solo impollinazione, e poi pochi prodotti, il miele, la seta, la lacca che producono, ma anche tutto il lavoro che fanno come netturbini della nostra materia in surplus, e anche alla fine il surplus dei nostri. No. Questa diapositiva che hai messo, questa immagine è della larva di un dittero, di una mosca. Esatto. Ma uno non è abituato a vedere, insomma, le vede perché magari quando un pescatore le compra i pigliattini, ecco di qua. Oppure quando vede una carcassa, capita qualche volta nella vita di qualche animale, ma dopo i vermi. Però se la guardiamo come quella ingrandita, ha delle zanne, che dico, uso questo termine non corretto ovviamente, l'apparato boccale, quegli stiletti, che sono veramente, è un vampiro questo. Ma sai, la cosa che vedremo anche tra qualche istante, la cosa interessante è che lei non usa questi arpioni per masticare, li usa per muoversi ed infossarsi, perché come vedi quei sono due, sono paralleli uno all'altro, cioè non entrano mai in contatto così, quindi sono messi in questo modo e le permettono di approfondirsi dentro i tessuti, e poi quelle spine che vedi lungo il corpo le permettono per l'appunto di non scivolare fuori. Anche quando camminano, non so se qualcuno ha un'idea di come si muovono le gru in montagna, che hanno due ruote e la pala meccanica, quindi si tirano avanti.
e le larve delle mosche fanno esattamente la stessa cosa, che poi in tanti paesi del mondo vengono utilizzate queste larve per ripulire le ferite necrotiche, perché la larva, e questa è la cosa molto interessante, digerisce versando fuori dalla bocca degli enzimi che sciolgono i batteri e poi ingurgita quello che ha sciolto. Allora, perché la sua dieta è anche, sono anche i batteri, chiaramente, che... sì, la sostanza morta e i batteri che si sviluppano. E in tanti paesi esiste una terapia che si chiama per l'appunto la Maggot Therapy, in cui su certe ferite vengono messe le larve, le quali puliscono meglio di, di un'operazione chirurgica. E a detta di chi l'ha sperimentata, sono totalmente indolori. Non allora, è Maggot, ricordiamolo, vuol dire larva, non è come la magia, quelle cose. No. Cui... E Maggot significa larva. Fa un po' impressione, no? Avere una ferita, una piaga, anche una piaga del cubito, vuol dire una cosa, una ferita sulle gambe, vedo spesso, è l'impressione che ti mettono le mosche. In verità è molto meglio avere le mosche in questo caso che non averle. Assolutamente meglio se te le mettono, però quelle che ti metteranno logicamente sono sterilizzate, i quali ripuliranno molto bene perché sono loro che producono poi l'antibatterico che ripulisce la ferita. E con questi, vedi, con queste spine che hanno sul corpo, in qualche modo rimuovono le sostanze necrotiche e quindi la ferita rimargina in maniera molto bella. Ecco, sfortunatamente questa tecnica in Italia non è ancora usata. È usata in quasi tutta Europa e in Italia, ahimè, non è ancora approdata. Speriamo che prima o poi arrivi anche da noi, soprattutto per chi ne ha necessità. La cosa interessante, come vedi, è che queste larve, quando sono presenti, sono tantissime. E Linneo, che penso tu abbia già citato più volte, che è colui che ha in qualche modo definito come si chiamano gli animali, scriveva che tre mosche mangiano più di un leone, identificando col fatto che tre mosche che depongono le uova producono tante larve che mangiano come un leone. Allora, ho fatto questo accenno quando abbiamo parlato dell'Ermessia lucis, mosca soldato nero, e anche per queste mosche comunque vale la stessa cosa, che il potenziale che hanno riproduttivo, se avessero la possibilità di sviluppare tutte, nel giro di poche generazioni potrebbero coprire il pianeta per metri. Assolutamente. E quindi sono molto voraci, e la cosa poi molto interessante che quando sono tante tutte insieme scaldano, quindi nel punto in cui si trovano la temperatura può essere di diversi gradi più alta rispetto all'intorno, e questo favorisce e velocizza il processo di trasformazione del corpo. Ma come ti dicevo prima, ecco, queste le mosche arrivano all'inizio perché hanno bisogno di mangiare qualcosa ancora di fresco, di morbido, dove c'è tanta acqua. Invece se noi andiamo a vedere la bocca dei coleotteri, come vedi, hanno queste mandibole, che sono le larve, delle mandibole molto molto forti, e quindi riescono a frantumare e a togliere via tutta i tessuti che ormai sono secchi. E come tu sai benissimo, alcuni di questi addirittura vengono utilizzati per ripulire gli scheletri nei musei. E nella vita di tutti i giorni loro lo fanno naturalmente sulle carcasse che trovano ai bordi delle foreste, ogni tanto su qualche cadavere umano, ahimè, e poi sono, vengono utilizzate anche a scopo proprio museale per ripulire poi il materiale che viene esposto e che noi vediamo nelle teche. E questi sono i coleotteri. E quindi, mettendo insieme quanto vi ho raccontato fino adesso, se tu guardi questi bellissimi disegni, provo a metterlo tutto schermo così vediamo se si vede ancora meglio nel dettaglio. Ecco. Vediamo una rappresentazione di una trasformazione di un corpo, pittorica, artistica, per cui all'inizio il corpo è normale e poi un po' alla volta perde i tessuti e alla fine abbiamo lo scheletro. E quindi con il passare del tempo avremo per l'appunto queste ondate di colonizzazione, quindi degli insetti diversi che arrivano uno dopo l'altro. Quindi se io so che insetto ho presente sul corpo, posso avere anche un'idea del tempo che è passato da quando la persona è morta.
non necessariamente morta perché è stata uccisa, può essere una morte naturale. Cioè, se ce l'ho io sul mio corpo, posso avere un'idea di quanto tempo è che non mi lavo, ad esempio. Oggi sono particolarmente lanciato sulle cavolate, scusate. No, assolutamente, mi hai alzato una palla sotto rete perché... non ti lavi più. Mi fa piacere, scusa la battuta. È importante quando ci sono delle persone che non vengono curate, che non vengono persone anziane, per esempio, o bambini abbandonati, e quindi trovando degli insetti su queste persone vive, si riesce a capire quando sono stati curati l'ultima volta. Quindi l'entomologia non solo nei casi di omicidio, ma anche nei casi di abbandono o di incuria, gli insetti diventano proprio la prova che dicono, guardate, questa persona non è stata accudita da almeno una settimana, non è stata indagine. Non voglio poi interromperti nella tua presentazione, ma mi ricordo una volta che mi dicevi che poi ci sono molte cose che possono falsare, no, questa ricerca, perché se una persona, per esempio, mi pare che me l'hai detto tu tanto tempo fa, ha assunto stupefacenti di un certo tipo, possono generare degli effetti anche su di queste larve che aumentano la loro attività, non so, sembrano un po' più eccitate. È una cosa che io avevo letto per l'appunto nel libro di Lee Goff che abbiamo citato all'inizio, il titolo del libro è Una mosca per l'accusa, e in quel libro raccontava di queste larve giganti trovate sui corpi, e io non gli credevo, e poi invece mi è capitato un paio di casi in cui il cadavere aveva delle larve, ma tutte quelle che si trovavano attorno al naso e alla bocca erano dei giganti. Quindi immaginati qualcosa grande 2-3 volte una larva normale, è come se tu avessi un fratello, tu sei alto 2 metri, alto 6 metri, totalmente totalmente impressionante. E andando bene a vedere, qual è la droga che viene ingerita attraverso il naso e la bocca? La cocaina. La cocaina, oltre a alterare l'uomo, altera anche lo sviluppo delle larve, le quali diventano dei veri e propri mostri. E questo, quindi, se andiamo per il museo a fare degli insetti giganti, dovremmo usare la cocaina. Se qualcuno avesse da obiettare, la squadra Narcos, eccetera, guardate, noi dobbiamo sviluppare insetti giganti, non è che la usiamo per altre basterebbe magari basta coltivare, no, forse non è la stessa cosa, stavo pensando, basta coltivare un po' di foglie di coca e somministrarle, però non so se basti, perché la coca è una cosa, la cocaina è un'altra, in realtà magari sono altre cose che fanno l'effetto. Pensato, perché Emanuele, quando io sono stato, tu sei stato in Perù diverse volte, ma tutta quella zona delle montagne ci sono le l'eritroxilon, che sono proprio piante, oltre che il gertrofio coca, anche altre specie che stanno lungo corsi d'acqua in montagna, torrette, cioè sono dei cespuglioni, alberetti. Sì. E lì, su quelle piante, ci sono dei bruchi di farfalle bellissime, che sono anche molto ricercate dai entomologi, che sono le agrias, sono meravigliose, di colori spettacolari. Allora, ho detto, quando qualcuno si porta a casa, siccome c'è quella polverina sulle ali delle farfalle, magari hai trovato il moro. Allora, se vedete qualcuno, qualche entomologo, che ha la narice non bianca, ma i colori blu-rossi sulle narici, avete capito che è. Perché spesso gli insetti accumulano anche certe sostanze, bisogna vedere se poi questa va anche nella corazza della chitina, non sempre. Assolutamente sì, e facciamo un salto veloce su questa cosa qui, che sono i bozzoli, praticamente lo sappiamo tutti, le mosche fanno le uova, dalle uova poi si sviluppano le larve che mangeranno, e poi le larve fanno questo che si chiama il pupario, un bozzoletto, dentro avviene la metamorfosi e la mosca uscirà, e sul pavimento della scena del crimine restano questi bozzoli. Ecco, la cosa straordinaria è che in questi bozzoli si può trovare le droghe che erano contenute nel corpo della vittima. Se il cadavere viene spostato, oppure non ci sono più tessuti per i tossicologi, si prendono gli insettini, si schiacciano e si utilizzano proprio come una sorgente che ci racconta cosa aveva ingerito la persona prima di morire. Quindi oggettivamente accumulano sulla chitina tutte quelle sostanze tossiche o droghe che erano presenti sul cadavere. Questa è una cosa veramente impressionante. Stiamo un po' concludendo il nostro tempo. Peraltro io, parlando con te, vedo che c'è uno spazio meraviglioso nel quale approfondire
tantissime cose. Se hai un attimo per chiudere questo, io ti potrei chiedere di ritornare per continuare questa presentazione, perché richiederebbe veramente un tempo maggiore. E adesso così volevo introdurti e anche introdurre questo argomento e affrontarlo poi anche da vari punti di vista anche molto innovativi. Assolutamente, guarda, giusto per chiudere due cosette, vedi qui, possiamo estrarre dagli insetti anche il sangue degli eventuali sospetti, se erano presenti nella scena del crimine e sono stati punti da questi insetti che spero non tutti conoscono, perché sono i pidocchi, le cimici dei letti, e le zanzare invece le conosciamo tutti. E poi un'altra cosa di cui mi piacerebbe tanto raccontarvi e che mi sta affascinando molto è questa. Gli insetti che si possono trovare negli scavi archeologici associati alle mummie, questa è una mummia italiana di Roccapelago, siamo nell'Appennino modenese, ma io lavoro anche in Perù, lavoro anche su campioni africani, e la cosa è meravigliosa perché ci possono raccontare, gli insetti che troviamo adesso, ci raccontano storie che hanno anche 1000 e 10.000 anni. Quindi l'entomologo forense Stefano Marini, come Indiana Jones, ti vedo già col cappello, a parte che te piace quel cappello di Indiana Jones. Assolutamente. Però metti una grande professionalità. L'altro, Indiana Jones era un esperto megagalattico, parlava lingue, decifrava aramaico, e tu sei su quella strada lì, però ci stai arrivando per un percorso assolutamente inaspettato. Quindi si può scoprire questo mondo, questa storia antica, anche guardando cosa c'è stato, che animali ci sono passati. In questo caso piccoli, quelli micromondo, ecco, chiamiamolo così. Non solo insetti, quindi anche altri artropodi. Gli occulti dominatori di Guido Grandi, tanto per citare un grande. Allora, io ti ringrazio moltissimo. Allora, rimaniamo che ci risentiamo presto, magari con delle pillole di etnologia forense che ci porta a scoprire cose che ci legano tantissimo a questo mondo, anche quando trapassiamo, diciamo così, non è proprio. Però ci consentono di scoprire. Tu sei chiamato anche dei tribunali, dai giudici, per fare indagini ufficiali, quindi per questo vogliamo anche dirlo. Sì, diciamo che in Italia in questo momento si sta sviluppando una buona sensibilità per questa materia, come per le altre materie delle scienze naturali applicate alle scienze forensi. E quindi magistrati, medici legali o giudici stanno coinvolgendo anche degli altri colleghi in questo tipo di attività. Ed è un bene per il sistema giustizia, perché ci sono prove nuove, forse inaspettate, ma che ci permettono di lavorare in quei casi molto molto vecchi, per esempio, o casi in cui le tecniche classiche non funzionano. Benissimo, grazie mille, allora ci risentiamo presto. Adesso passiamo a Riccardo, ciao Riccardo, ti sei già collegato. E oggi avevi una news che era di un tipo, poi ce l'hai cambiata in corsa perché nel frattempo sono uscite notizie sui giornali che riprendono un po' quello che è accaduto anche più in piccolo, forse l'anno scorso, ma tutto quest'inverno anche in altre parti, non solo in Italia, in Africa, e oggi ci parli di cavallette. Sì, infatti vi parlo di cavallette perché ho deciso, diciamo così, visto che tra ieri, insomma oggi, ho visto un po' di discussioni sui social anche così riguardo alcuni articoli che sono usciti, appunto, di cambiare argomento. Parliamo in modo particolare di cavallette nella zona del sud della Sardegna. Se mandiamo gli articoli di oggi, vediamo che l'articolo titola 2020, sventure finite, no. Ecco l'invasione delle cavallette. È un altro articolo in cui, vabbè, bellissimo questo. Ovviamente non è quella di una locusta, ma va bene. Dopo il coronavirus, un altro rischio per le aziende agricole. Allora, bisogna fare l'olandese. Sì, ma infatti non è assolutamente, cioè, è evidente che non è assolutamente una locusta. Ma avranno preso una foto casuale. No, tra l'altro quello lì è addirittura un grillone, una clonia, come cavolo si chiamano quelle robe africane? Sì, non è neanche una cavalletta, infatti, però sì. Licenza poetica, diciamo. Sì, ma sì. La cosa importante è che in effetti bisogna dire che in Sardegna, sia quest'anno, ma anche l'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, maggio-giugno, c'erano effettivamente state delle invasioni, diciamo così, di cavallette, cioè c'erano state delle esplosioni di popolazione, però assolutamente
non delle, diciamo così, delle pullulazioni paragonabili a quelle che, per esempio, ci sono state quest'inverno in Africa, che hanno messo veramente in ginocchio alcune parti di alcuni stati, a livello sia di agricoltura che in generale proprio di approvvigionamento alimentare. Ecco. In Sardegna, infatti, c'è una storia che mi piacerebbe raccontare, di entomologia italiana del passato, che appunto secondo me mette anche in luce qual era l'abilità veramente degli entomologi del passato, che hanno anticipato molte cose, come appunto la lotta biologica, di cui oggi si parla moltissimo. E infatti andiamo appunto a parlare di un progetto che è stato, diciamo così, avviato da due entomologi in modo particolare nel periodo, diciamo, che va dal 1900, alla fine, diciamo così, degli anni 30 del Novecento fino agli anni 40, e che ha portato non all'eradicazione completa delle cavallette, ma comunque a ridurle moltissimo. E i due entomologi di cui sto parlando sono veramente due, diciamo, big del tempo, e sono Guido Paoli e Francesco Boselli. E a questi due entomologi è venuto in mente che per eradicare, o comunque per ridurre, il numero di cavallette che veramente flagellavano la Sardegna, si potevano usare dei parassiti, degli insetti ofagi, cioè degli altri insetti che mangiano le uova allo stadio larvale della locusta. E in modo particolare stiamo parlando di Milabris variabilis, che è un coleottero, appunto, le cui larve mangiano le uova, e invece due ditteri, Cystoecus ctenopterus e Citerea obscura. E diciamo anche carina la storia di come è stato fatto questo intervento, perché gli entomologi sono andati nel Lazio e hanno raccolto ben 21.000 adulti di Milabris variabilis e in fretta li hanno traslocati in Sardegna, dove altri entomologi locali li hanno poi sparpagliati nelle varie località in cui erano presenti le locuste, e li hanno praticamente acclimatati, hanno instaurato una popolazione permanente che ancora oggi sopravvive nell'isola. Volevo, e gli altri due insetti... Volevo segnalarti che Marco Colombo, perché ci sono rimasti col dubbio, infatti bastava guardarla bene, ha ragione, è una saga dalle zampe davanti, quella che abbiamo visto una prima, saga Anatolia, che... pensavo fosse una, sai, qui c'è un altro genere, sì, che ha, guardavo appunto le zampe con le raffinatorie. Sì, esatto, sì. E grazie a Marco che l'ha subito individuata. Io non fosse... l'avevo determinata, in effetti, però... Ora invece guardate, io mi vedrete che guardo da un'altra parte, sto guardando su una finestra di internet, perché devo trovare assolutamente il genere di quell'altra, è un parente delle saga, si chiama in un altro modo, sto impazzendo finché non mi viene in mente il nome del genere. Quindi io vi guardo, vi ascolto, ma con un occhio su questa cosa qua. Beh, ecco, sì, grazie Marco per l'identificazione, che in effetti io non avevo fatto, perché era soltanto la foto dell'articolo, ma vuol dire che saga è sempre molto distribuita e localizzata, e anche rara, diciamo, rispetto da noi sicuramente, ma in certi altri aspetti. Però, perché se fosse un'invasione di saga, dice lui, giustamente mangerebbero anche noi, perché sono dei predatori carnivori di quelle dimensioni sicuramente. E comunque, diciamo che la storia di questa introduzione di questi insetti che mangiavano le uova delle cavallette ha un lieto fine, perché in effetti dopo questa introduzione, anche dopo diversi anni, gli entomologi che avevano introdotto queste popolazioni parlano del fatto che non ci sono più state, dopo il progetto di introduzione, non ci sono più stati episodi di pullulazione di cavallette come ce n'erano prima, e di conseguenza si poteva dire che il fenomeno era stato contenuto. Ecco, secondo me è una bellissima storia, perché in effetti adesso si parla moltissimo di lotta biologica integrata, parassitoidi, abbiamo visto anche con l'ara maestrello l'altra volta della vespa samurai per la cimice asiatica, ma qua si parla del 1946, e di conseguenza, diciamo così, primissimo dopoguerra, ed erano cose che già si facevano. Peraltro, io sono molto affezionato soprattutto alla prima, perché recentemente poi l'ho ritratta con il mio diario, e
perché anche poi questo è un animale che ha una distribuzione vero vasta, ma da noi non arriva al nord facilmente. Recentemente però la popolazione si è vista in Emilia Romagna, si sta espandendo a nord e ci segnala il cambiamento climatico, sì, perché è più mediterranea. Quindi sta diventando interessante anche da seguire, perché è molto colorata, quindi se la vedete magari segnalatelo dove arriva, perché sta aumentando il suo areale e non capiamo se è una fluttuazione temporanea oppure segnala anche lei il fatto che si sta scaldando il clima, o comunque sta cambiando in modo più diventare più secco, magari è caldo in certe situazioni. Tra l'altro faccio un appello, Enzo, se posso, colgo l'occasione. Io e il professor Bologna dell'Università di Roma 3 stiamo facendo la fauna d'Italia, stiamo aggiornando la fauna d'Italia dei meloidi e degli edemeridi, quindi se avete segnalazioni di queste due famiglie ci farebbe molto piacere, ovviamente, perché così dati. Ne ho una da Roma, ma mi sa che Marco sia già... Mi sa che il Bologna sia già informato. Ne ho vista una recentemente, prima, diciamo, del Covid, a inizio primavera, febbraio, proprio qui a Roma, tra l'altro. Tra l'altro c'è un'altra storia che lega Milabris variabilis anche a delle curiosità, perché i meloidi di solito si trovano sparpagliati un po' in giro, non hanno problemi ad andare nelle isole, perché fanno foresi. Le loro larve si fanno trasportare spesso dai menotteri, no? E si attaccano, li aspettano, li attirano, li attizzano, li adescano, anche se li attizzano i maschi, magari, che sembrano nel gruppo le larve una femmina, hanno i loro sistemi, insomma. Mentre questa, andando dalle cavallette, quindi era rimasta la Sardegna, non le aveva praticamente come popolazione. In Sardegna ci sono molte altre specie di meloidi, ma questa mancava. Tra l'altro, altra piccola... Foresi, appunto, per cui si vengono trasportate e superano anche distanze molto grandi, di setti volatori, anche trasportati dal vento, dalle tempeste, quello che capita. Sì, per concludere, un'altra piccola chicca sui meloidi in generale, visto che abbiamo anche fatto qualche pillola di biologia dei meloidi, tutti i meloidi e anche gli edemeridi producono una sostanza, la cantaridina, che dai nostri nonni, bisnonni, diciamo, in tempi ormai lontani, veniva utilizzata come afrodisiaco. E c'erano delle esplosioni di popolazioni della lita vesicatoria, queste venivano portate ai farmacisti che li preparavano per fare appunto questi infusi e queste preparazioni. Fatti vedere i nonni romagnoli lì, tutti infestati di questa cosa. Esatto. No, perché poi effettivamente è un po' pericoloso usare la cantaridina, a parte il priapismo, come si chiama, che produce l'aumento, la dilatazione dei vasi sanguigni, è quello l'effetto, però può avere degli effetti letali anche. Però sì, può essere anche irritante, può essere per la pelle, appunto, e produrre degli eritemi, quindi sì, meglio evitare. Per esempio, i Blue Beetles, come li chiamano in inglese, producono delle ustioni, letteralmente, alcuni se ti spruzzano queste sostanze. Ho visto ustioni proprio con delle bolle, la pelle si solleva a bolle caratteristiche, come se fosse detto l'olio bollente. Bene, abbiamo esplorato questo mondo, magari lo approfondiremo, vedete quante cose che ci sono, anche guardando solo una specie si può viaggiare in mille direzioni. Adesso, grazie Riccardo, abbiamo Gabriella che ci porta a fare un altro viaggio strano, e facendosi vedere anche un aspetto interessante del rapporto tra ragni e che tu conoscerai sicuramente, formiche, ma in questo caso cosa non voglio fare lo spoiler, non vorrei dire una cosa. No, parto subito io allora a raccontare la storia, così almeno evitiamo. Ti lascio allora. Che poso la presentazione e metto la tua, di Riccardo. Sì, eccola qua. Allora, ecco, infatti stasera i protagonisti della vignetta sono ben tre. Abbiamo quindi un ragno saltatore, che è questa Fintella bientensis, una formica che è l'Ecofilla smaragdina, che abbiamo già, penso che ne abbia già parlato Emanuele, non so se era proprio esattamente lei, comunque è una formica. Sì, era lei. Ok. E poi abbiamo invece un altro ragno, che è uno Scitodes, che è un ragno che viene chiamato Spitting Spider, perché quello che fa è catturare le sue prede praticamente sputandogli addosso della tela, che a volte è impregnata anche con un po' di veleno. Come sono relazionate queste tre specie, quindi, fra di loro? Una storia un po' alla Beautiful, nel senso che abbiamo le Ecofilla, che sono delle formiche che, come molte formiche, fondamentalmente non disprezzano ogni tanto mangiare dei piccoli artropodi, o anche leggermente più grandi, come in questo caso i nostri due ragni. Quindi ogni tanto possiamo vedere che vadano a mangiare anche il nostro ragno esaltatore o il nostro Scitodes.
Allo stesso tempo lo Scitotes pure è un cacciatore e una tra le sue prede preferite è proprio la nostra Fintella, quindi il nostro ragno saltatore. In questa situazione quindi sembra che il nostro ragno saltatore sia il protagonista più sfortunato e che non abbia alcun tipo di possibilità. Ma invece ha ben pensato di applicare la regola che il nemico del mio nemico diventa in realtà mio amico. In che modo? Praticamente ha deciso, questi sono ragni che fanno si possono costruire delle tele su delle foglie, e quello che fa è costruire il suo nido nelle prossimità del nido invece dell'ecofilla. E le utilizza praticamente come se fossero dei bodyguard. Quindi queste ecofilla quello che fanno è mantenere il più lontano possibile gli Scitotes, che invece potenzialmente possono andare ad attaccare il Jumping Spider. Il motivo per cui lo fa è perché la possibilità di essere mangiata da una formica è leggermente più bassa rispetto a quella di essere catturata da questo ragno, quindi da questo Scitotes. I ricercatori inoltre sono stati interessati nel capire un pochettino anche su cosa si basano le scelte di tutti questi protagonisti, in particolare dei due ragni. Cosa sono voluti andare a vedere? Cosa hanno voluto vedere prima di tutto? Prima di tutto, come sceglie lo Scitotes, cioè cosa fa lo Scitotes, perché dove decide di fare la sua tela. E la prima cosa che hanno fatto, quindi la condizione iniziale, è mettere uno Scitotes davanti a una semplice foglia. E quello che hanno visto è che sì, 50% delle volte fa una tela, 50% delle volte non gli interessa. Ancora di più, quindi hanno aggiunto un altro particolare, hanno messo una foglia con una tela, un nido del nostro Jumping Spider, in questo caso però senza il ragno saltatore all'interno. Ancora una volta abbastanza interessato, quindi sì, 50% delle volte costruisce una tela e 50% delle volte no. Nella terza condizione, e qui è l'unica che appunto gli fa costruire la tela, è quando sono presenti tutti e tre questi elementi, cioè in questo particolare caso quando è presente ovviamente l'animale stesso. Allo stesso tempo l'altra cosa che sono voluti andare a vedere è come la presenza di queste formiche influenzasse entrambi i ragni, quindi come questi due ragni riescono a percepire queste formiche, perché sono ragni appunto molto diversi tra di loro. Quindi cosa hanno fatto? Sempre con il nostro Scitotes hanno messo questo ragno davanti al Jumping Spider e alla formica. In questo caso il ragno poteva vedere la formica, ma non odorarla. E quello che hanno visto è che lo Scitotes andava a costruire la sua tela. Ma nel caso in cui invece lo Scitotes poteva vedere il ragno saltatore, ma non vedere la formica e solo odorarla, questa cosa lo faceva insospettire e non creava la sua tela. Quindi grazie a questa condizione di controllo hanno capito che lo Scitotes percepisce le formiche tramite l'olfatto. La stessa cosa invece non si può dire per i Jumping Spider. La nostra Fintella infatti quello che tende a fare è, se è messo davanti a un vetro, quindi in cui può percepire, vedere la formica, quello che fa è costruire il suo nido. Allo stesso tempo, se non può vedere la formica ma la può odorare, allo stesso tempo fa il nido ma è un po' meno convinta. Quindi questo ci dà un'informazione in più anche sulla differenza tra questi due ragni, che hanno due sistemi percettivi che sono molto diversi, quindi basate sul Jumping Spider molto sulla visione, invece per lo Scitotes basato molto sull'olfatto. Infine della fiera ovviamente sono andati a controllare il tasso di sopravvivenza di entrambi i ragni e quello che si è visto è che ovviamente la presenza dell'ecofilla fa sopravvivere molto di più i Jumping Spider e molto meno lo Scitotes. Interessantissima veramente questa storia, che rende ancora la complessità degli ecosistemi e anche delle relazioni tra organismi. Certo che un ragno sputatore è veramente particolare, già il nome dà l'idea. Se andassi a verificare poi questa cosa, probabilmente alcuni altri salticidi che vivono in stretta relazione con l'ecofilla giovano di questo tipo di protezione. Mi viene in mente un altro salticide che ho fatto vedere recentemente del Borneo, che è Plataleoides, cioè quello che assomigliava in tutto e per tutto proprio a un'ecofilla, a una formica tessitrice. Anche lui non lo fa, sta vicino ai nidi di ecofilla per protezione, si dice, insomma, se è quello che si sa di quel ragno lì. Quindi probabilmente ci sono, come diceva Enzo, tante relazioni molto più complesse di quello che appunto può essere la relazione che tu hai raccontato, che già è complessissima se ci pensi, però ci possono essere probabilmente altri casi ancora magari da verificare completamente che riguardano questo aspetto, veramente interessante. Certo, assolutamente.
Peraltro bisogna ricordare a chi non ha conosciuto Ecofilla che è veramente dominante nella volta fino a giù in basso delle foreste del sud-est asiatico fino in Australia. Chissà poi se decideranno di analizzare bene queste formiche e capire che sono magari anche specie diverse vista la distribuzione immensa che hanno. Però sì, è proprio dominante e permea proprio tutta questa situazione ed è un predatore attivissimo e quindi è chiaro che condiziona in modo pesante. Penso che se dovesse scomparire Ecofilla sarebbe un collasso di un ecosistema intero. Sì, oltretutto selezionano anche, come raccontavo quando ho fatto vedere proprio l'Impero Verde, no? La storia dell'Ecofilla, e selezionano le piante, perché chiaramente laddove loro vanno a fare i loro nidi, a volte addirittura è stato trovato un intero formicaio di Ecofilla, cioè quindi una regina, tutti i suoi workers di varie dimensioni, due dimensioni diverse, addirittura l'hanno trovato su 12 alberi diversi. Un intero unico formicaio con più nidi, ovviamente. Quindi tutti questi alberi sono protetti dall'ecofilla, dagli erbivori, mentre altre piante su cui loro non si trovano, ovviamente vengono mangiate magari più facilmente da erbivori, da insetti, da altri animali. Quindi hanno visto che c'è proprio una selezione, cioè le foreste crescono in un certo modo rispetto a un altro se ci sono presenti le ecofilla o non sono presenti, e così via tutti gli animali che, come ha fatto vedere Gabriella, sono in qualche modo in relazione con l'ecofilla. Io tra l'altro non ho mai beccato la fintella che tu raccontavi, ho beccato un'altra specie di fintella, la vittata, che è molto simile. Chissà che anche lei in qualche modo non giovi di questo tipo di, non lo so, perché non l'ho incontrata con più per caso. Ma credo che sia difficile proprio questa specie da trovare, perché pure cercando delle foto ho visto che generalmente sono pochissime le persone che sono riuscite a fotografarli, veramente fotografare questa specie, quindi chissà, per vedere dove l'hanno trovata. Mm-mm. Grazie Gabriella. Asiatico, ma. Io lascio collegato Emanuele, perché hai anche tu oggi, ti ringrazio che sei tornato perché i tuoi impegni non ti consentono di essere con noi tutti i giorni, ma anche noi comunque adesso porteremo, al momento che apriamo i musei, questa diretta il mercoledì, vedremo anche se riusciamo a ampliarla, e ti ringrazio perché so che intanto mi hai dato la disponibilità per esserci il mercoledì con lo scivolo famoso dallo studio col toboga, sì, direttamente in stanza, perché poi le persone devono sapere come fai ad andare da Genova a Roma, perché aerei non c'è, praticamente ce ne sono, treni sono itinerari lunghissimi e tu devi andare in macchina praticamente. Vado a piedi, parto con grande anticipo, no scherzo, vado in macchina e è l'unico mezzo attualmente fattibile, nel senso che ci sono dei treni che sono abbastanza improponibili in questo momento. Il treno più veloce mi pare ci mettesse 5 ore e 50, però facendo cambi, quindi rischiando di arrivare tardi, di perdere la coincidenza, perché comunque ci sono ancora problemi. Quindi, quindi non era fattibile. Aerei men che meno, ce ne sono due al giorno a metà giornata, quindi io non potrei prendere l'aereo per venire giù in tempo, dovrei partire il giorno prima, insomma non è fattibile, e quindi parto in auto da Genova, in questo caso il martedì mattina, perché il lunedì andiamo in replica, quindi non siamo in diretta, e sto a Roma poi fino al venerdì, e poi a fine trasmissione appunto il venerdì, come prima di solito facciamo la diretta anche il venerdì, e devo partire in auto. Lo scorso venerdì mentre voi eravate in diretta ero già in autostrada che mi avvicinavo chiaramente a Genova, a casa mia, dalla mia Elena, insomma dalla mia vita, quella privata. Per cui sì, stiamo facendo così, vedremo finché si può, insomma, finché andremo avanti. In questo modo la stagione di Gheo finirà a metà giugno circa, quindi c'è ancora un pezzettino di lavoro da fare. Però vabbè, perché Gheo negli ultimi anni, quel successo che ha aumentato malgrado l'età di Gheo, che non è differente, e fa piacere che Gheo abbia aumentato gli ascolti, ha aumentato anche la sua penetrazione nella stagione estiva, diciamo così, a fine primavera, sì. Che una volta arriva un po' prima. Sì, io quando ho iniziato Gheo finiva anche proprio i primi due anni che ero a Gheo, quindi 6-7 anni fa, finivamo a fine maggio, il 28-29 maggio era l'ultima. Invece ultimamente si allunga fino alla prima o la seconda, addirittura settimana di giugno, come quest'anno sarà, probabilmente finiremo intorno al 12. Per cui, vabbè, bene, apprezzato. So che lo vedi l'ora, sì, di scappare via. Beh, no, perché ma non sai, mi piace ovviamente. Ma sì, no, poi sai, io dovendo stare lontano da... sì, è quello. Dovendo stare lontano da casa, dai miei familiari, dal mio amore, da tutto quello che è la parte privata,
una voglia di tornarsene a casa, ovviamente, ma penso sia umano, ovviamente. E anche se in questo periodo di costrizione, insomma, di stare a Roma comunque ancora fino chiaramente per lavoro, e non dovendo avere anche delle registrate, che a volte registriamo al mattino, quando si potrà andare in giro un po' di più, avrò la natura romana della provincia di Roma, che comunque è ricchissima, quindi cercherò di fare qualche lavoretto anche qui. Ci sono delle zone qui attorno a Roma stupende, la zona di Tolfa, ma non solo, l'oasi di Castel di Guido, per esempio, l'oasi Lipu è ricchissima di fauna, soprattutto fauna minore, ma non solo, adesso ci sono addirittura dei lupi a Castel di Guido, ma è qui, rispetto a dove sono io in questo momento, nella zona di Teulada, siamo all'incirca nella zona, diciamo, del Vaticano, non è distantissimo, un chilometro da qua. Ecco, Castel di Guido è un quarto d'ora d'auto, 20 minuti da dove sono io, e ci sono i lupi, tanto per dirvi. Quindi è veramente affascinante la natura romana da questo punto di vista, un po' come la Ligure per altri, no? La natura della mia Liguria. Un botanico andò, mi raccontarono all'università, non so in che anni, ma molto, molto in là, andò a un convegno di botanica in Liguria, e all'inizio del suo speech, no, della sua conferenza, disse: il giorno che Dio creò la Liguria doveva essere particolarmente ubriaco per raccontare la biodiversità, diciamo, incredibile. Che quindi la nostra Italia è bella tutta, insomma. Beh, abbiamo delle stazioni metriche anche di qua, col Friuli Venezia Giulia, zona di confine tra mare, monti, esatto. E liriche, proprio questo si vede proprio dove c'è maggiore ingresso e dei vari confini, delle popolazioni migranti che arrivano dal grande corpo dell'Asia, del Medio Oriente, eccetera, sì. Le zone. Certo che anche la Liguria rappresenta un'altra cosa. Dalla Liguria, da una parte lì avete la zona di introgressione continentale verso la zona mediterranea, diciamo, da qui, dalla Liguria, abbiamo invece la parte più prettamente mediterranea franco-spagnola, e che va verso una zona leggermente più temperata, più fresca, dalla metà della Liguria in poi verso Levante, no? Quindi è molto ricca per questo motivo qua, lo stesso motivo per cui che tu citavi per Veneto, per Friuli Venezia Giulia, tutte quelle zone lì, sono regioni di passaggio, no? E cotonali dal punto di vista geografico in quel caso lì. Sì, però tutta l'Italia direi merita di essere scoperta, e allora abbiamo anche, rilanciamo questa opportunità, visto che il virus si tiene in Italia, di non scoprirla solo dal punto di vista archeologico, storico, che è meravigliosa e merita sempre di essere scoperta, ma anche dal punto di vista naturalistico, perché il fatto di avere tante opere d'arte e tanta storia ci condiziona e non ci fa ammirare quanto sia bella la natura anche nella sua diversità più piccola, e non sappiamo quanto ce la invidiano anche altri paesi, e quanto è necessario essere sensibilizzati per proteggerla, perché altrimenti sì. Si perde un patrimonio unico. Sì, sicuramente. Infatti, tra l'altro, guarda, la presentazione che ho portato stasera la farò brevemente, sì, perché appunto sono già le 7, però mirava proprio a quello, in realtà è uno scamotage quello che perché ho preparato questa sera, per raccontare, per fare empatizzare più facilmente le persone che magari non hanno una passione per la più piccola natura, su temi che invece conoscono, su cui si fa facilità ad empatizzare, perché io ho preparato una presentazione, se vuoi mandarla, tanto ve la faccio vedere, e vi guarda, scorrerò abbastanza velocemente le slide, perché chiaramente sono già le 19, non voglio fare troppo tardi. No, abbiamo un modo che ci stanno guardando. No, sì, però è curioso, perché uno dei modi che io racconto anche quando parlo, no, di come comunicare la bellezza di questa fetta di natura, dico, ci sono comunque dei modi per raccontarla anche senza antropomorfizzare, ovviamente, però cercando di trovare quelli che sono delle connessioni con quello che è il nostro essere umani, no? E una delle parti più importanti del nostro essere umani è quello, chiaramente noi siamo mammiferi, la maternità, le cure parentali, i bambocci, gente che non si leva di casa per anni e anni, cioè, arriva velocemente questa cosa chiaramente a noi. E allora, anche in natura ci sono le cure parentali, le conosciamo bene per i grandi animali carismatici, i leoni che difendono la cucciolata, i lupi, le cose, ma ci sono anche nel piccolo mondo. Questa foto che vi ho messo è quella di vipera, l'ho già accennata, parto da quello che è un discorso che ho fatto l'ultima volta che siamo visti, che è una vipera aspis con un piccolino che è aggrovigliato e arrotolato fra le spire della mamma, e quella è una forma di cura parentale alla fine, se vogliamo, molto blanda. Ci sono altri animali, li abbiamo già visti, li scorro velocemente, era solo per ricominciare dove avevo lasciato tempo fa, i geotritoni, nei quali per 9 mesi la madre non solo
accudisce e protegge le uova, ma protegge poi anche i piccoli nelle primi giorni di vita. Qui vediamo una madre attorniata dai piccoli che stanno con lei per tantissimo tempo dopo che sono nati da quelle uova che avete visto, e sono proprio in tutto e per tutto un po' dei cuccioli che stanno con la loro mamma, no? Quindi da questo punto di vista noi troviamo sicuramente, al di là di quella che è l'estetica di un animale, che può piacere o meno, una connessione con quella che è l'empatia umana verso il cucciolo, verso il piccolo, sicuramente. E ci sono animali che accudiscono altri, per esempio questa raganella, questo è un maschio in realtà, quindi possiamo parlare di madri amorevoli, ma a volte anche di padri amorevoli che accudiscono le loro uova, le difendono da eventuali predatori come le vespe. Altre volte ci sono addirittura delle rane, come questa rana freccia del Sud America, che proteggono le uova, e poi in altre specie, come questo Phyllobates lugubris di Panama, i piccoli vengono portati sulla schiena del padre fino poi nelle zone, si chiamano fitotelmi, nelle zone di poca acqua che si è raccolta nei buchi degli alberi o in questo caso delle piante bromelie, di cui l'ananas per esempio è un rappresentante, vengono portati lì nelle piccole raccolte d'acqua e addirittura in altre specie addirittura nutriti poi dalla madre con le uova non fecondate. Quindi mangiano praticamente la frittata tutto il tempo, l'uovo al tegamino per tutto il tempo in cui si sviluppano. E anche negli animali meno considerati di tutti, i ragni, ci sono le cure parentali. Per esempio le più blande, le più classiche, sono quelle legate al fatto che la madre costruisce un ovisacco di seta, che però a volte è costituito da più tipi, come in questa meta Menardi di questa foto, più tipi di seta che hanno funzioni differenti. Gli strati interni servono a coibentare, a proteggere, a fare una culla vera e propria per i piccoli che si stanno formando all'interno. Qui si intravedono in questa foto proprio i piccolini che si stanno formando. Meta Menardi è una specie nostra che si trova tranquillamente. Sì, questa è fatta in grotta sopra Genova. Ecco, benissimo. Questa è una specie italianissima, anzi molto comune, a volte si trova addirittura anche nelle intercapedini umidi di alcuni palazzi. In alcune altre regioni d'Italia c'è la Meta Burnetti, che è invece una specie diversa perché frequenta zone sempre un po' di grotta, ma più secche, meno umide. Però sono animali molto comuni, no, qui. Per chi la dovesse incontrare, non prenda paura, perché non fa nulla. No, assolutamente. La l'impressione di essere una grossa vedova nera, in effetti, per chi non conosce. E qui uno può prendere paura se va a guardare cosa ha visto magari in internet nella pratica. In verità è un ragno tranquillissimo, e stiamo vedendo anche adesso se magari riusciamo a portarlo al museo creandogli una piccola ambiente di grotta, e come hai detto tu, sta anche in ambienti antropizzati qualche volta, dove trova le condizioni simili, anche grotte artificiali e niente di... Sì, quella in cui vedete questa fotografia, quella lì è effettivamente ormai naturalizzatissima, però è una grotta che è un ex rifugio bellico della Seconda Guerra Mondiale, scavata quindi artificialmente dall'uomo in epoca abbastanza recente, se vogliamo, ma ormai naturalissima, anche perché poi nel frattempo un po' la parete è crollata, insomma si è naturalizzato l'antro all'interno, e ci si trovano facilmente queste meta, che sono grossi ragnoni buoni e innocui dal punto di vista umano. Ma ci sono altre cure parentali. Fare un complimento, questa foto trasmette tantissimo, è fatta qui da noi, è un ragno nostro, non sei andato in chissà dove a farla, ma è una foto bellissima. Bellissima, veramente i commenti delle persone che guardano, ma guarda, emozionato. Grazie, ragazzi. Veramente bella, espressiva. Beh, mi fa piacere che piaccia, anche perché durante il lockdown, no, molti di noi, tutti noi, siamo rimasti a casa senza avere magari un giardino, una cosa, e ci siamo prodigati a fare fotografie a piccoli ragnetti. Io stesso, gli Ecobius in casa, cercavo di trovare quella che è la bellezza della natura anche nel batiscopo, ovviamente. E questa qua è un esempio di chi magari lì, in quel luogo, in quel paesino dove l'ho fotografato, che è vicino a un abitato, magari è andato a farsi un giro e ha visto questi animali. Non solo... tu mi hai dato il là anche per far vedere l'immagine successiva, che sono cure parentali sempre fra i ragni, un pochino più avanzate di quelle che fa Meta Menardi, che lascia poi le uova a se stesse, no? Una volta fatto cocoon. Ed è un Folcus, è un ragno delle case, un folcide, un ragno delle case molto comune. Questa fotografia l'ho fatta non troppo tempo fa, un annetto fa. E quella che vedete sopra, quella linea un po' chiara, è il legno della mensola in cucina in campagna, in Basso Piemonte, dove ho una casettina
mia nonna è di originaria di lì, mia nonna da parte materna, quindi io sono mezzo basso piemontese, e quella lì era in casa mia. Ovviamente nessuno si è sognato di rimuovere né il ragno né la sua prole, e nei folcidi la madre è bravissima perché accudisce le uova senza neanche nutrirsi praticamente per tantissimo tempo, finché non si sviluppano completamente e non nascono poi i piccoli. Quindi è una forma, se vogliamo, un pochino più avanzata. Ci sono poi altri esempi. Vado un po', corro un po', ma perché non voglio tediarvi troppo. Questo è un altro esempio. Di... perché sono talmente belle queste immagini espressive che uno starebbe... Io vorrei avere un quadro a casa, tu dai, ma proprio star lì e sedermi lì e guardarlo, mettermi lì a guardarlo e sognare quel posto. Grazie. Grazie Enzo, sei gentile, veramente. No, questa è una foto... Questa è un'altra foto invece un po' più distante che ho fatto, è una foto che ho fatto un po' di tempo fa in Borneo, ero insieme a Nicola Messina, che poi magari tornerà a trovarci una delle prossime dirette, e questa è una eteropoda che davanti non si vede tanto bene, però sotto c'è una specie di disco grigiastro, bluastro sotto di lei. Quello lì è il suo ovissacco, lei lo protegge, anche lì lo difende, lo porta a spasso con se stessa, proprio tenendolo gentilmente fra le fauci, quindi cheliceri che non sono organi di morte in questo caso, ma organi di protezione per la prole. E quindi questo è un altro esempio di come tra i ragni ci siano le cure parentali, a volte anche avanzate, non solo fra i ragni, ma anche fra altri aracnidi, quindi sempre lo stesso gruppo che dei parenti dei ragni, per esempio... questo opiglionide di una famiglia stupenda di opiglionidi che vivono centro e Sud America, molto spinosi, colorati, hanno queste gambe spinose, questi corpi spinosi a volte molto impressionanti, e questo era un individuo che stava proteggendo le sue uova che ho trovato sotto un piccolo pezzo di legno che ho sollevato e poi gentilmente rimesso sopra per non disturbare troppo dopo che ho fatto questa fotografia. Ma torniamo in Italia, perché ora vi ho portato un po' fuori, ma ripeto, la meraviglia e le cure parentali di questo mondo sono presenti qui da noi e sono presenti in tantissime forme. Per esempio, questa che vedete è una fotografia fatta da sott'acqua a un ragno pescatore. Il genere si chiama Dolomedes, è un ragno a cui sono molto affezionato per vari motivi. Questa in particolare è una foto di una specie che è endangered, anche proprio in lista rossa della UCN, Dolomedes plantarius. Lo so perché ero lì con i ricercatori che lo studiano e quindi so che geneticamente quella popolazione è costituita da quella specie. E la femmina, oltre a essere capace di pescare, andare sott'acqua e quindi nutrirsi anche con quello che è una sorgente di cibo che non è normale per i ragni classici a cui siamo abituati noi, fa un'altra cosa: costruisce il suo ovisacco, come avete visto anche prima, lo protegge, lo porta a spasso, lo immerge addirittura a volte nell'acqua per inumidirlo, o lo mette al sole per asciugarlo se serve, quindi veramente ha delle cure parentali avanzate da questo punto di vista. Ma non solo, come anche altri membri della sua famiglia, che sono i pisauridi, una volta che i piccoli nascono, la femmina rimane, costruisce intanto una ragnatela che non serve a cacciare, si chiama nursery web, cioè una ragnatela asilo, in cui i piccoli rimangono protetti dalla ragnatela, ma protetti, come vedete, dalla silhouette grande e minacciosa della mamma, che guai chi si avvicina a disturbare i propri piccoli. Ed è quello che succede proprio a quello che al ragno che dà il nome alla famiglia Pisauridi, cioè alla Pisaura mirabilis, che a me è piaciuto come nome scientifico perché è veramente mirabile. E anche lei effettivamente nei prati italiani è molto comune, ne ho vista proprio una ieri, mi chiedevano su Facebook che ragno fosse, se non fosse un ragno violino. No, era una comunissima Pisaura mirabilis innocua, di nuovo un ragno innocuo come anche il ragno pescatore di prima, che accudisce i propri piccoli in un prato. In questo caso avevo citato Tolfa prima, questa foto l'ho fatta proprio, mi pare, 2 o 3 anni fa, proprio in uno dei prati stupendi e ricchi di vita delle campagne romane, quindi proprio dietro casa, possiamo dire, di molti italiani, oltretutto perché... Dimmi. Di queste immagini bellissime anche del Dolomedes, che abbiamo anche noi introdotto una specie americana qui, abbiamo creato un acquarietto dove sta, abbiamo tirato su piccoli e adesso abbiamo una piccola popolazione. Ci abbiamo lavorato qualche anno perché non si arriva subito, si arriva gradualmente studiando le esigenze, come si muovono, ricreare l'habitat, perché loro si muovono in giro
e si creano tante situazioni abbastanza difficili da controllare. Quindi chi lo dico anche perché la settimana prossima, come ci hanno detto, possiamo riaprire i musei, possiamo riaprire Esapolis, soprattutto possiamo riaprire anche la casa delle farfalle, e ne approfittiamo per dirlo perché veramente, guardate, non ne possiamo più, abbiamo molte persone che chiedono quando riapriamo. E sono luoghi in cui si può venire in tutta sicurezza, se non si metteranno regole assurde, perché sono molto più spaziosi di qualsiasi altro spazio dove c'è tanta gente che lavora o che va al supermercato o da altre parti, dove c'è molto più spazio e posto. E anche queste cose possono essere viste dal vivo, molte di queste cose che vediamo qui possono essere viste dal vivo, non con la stessa bellezza, magari, ecco, apprezzatele come ve le mostra Emanuele, ve le mostra gli ospiti. Conosciamole, poi venite a vedere dal vivo, a mirarle, perché poi dal vivo è sempre una scoperta, anche se non è in natura, è qui, ma è comunque un passo avanti per poterle apprezzare. Beh, è un incontro diretto che si fa in quel caso lì, va secondo me al di là di una bella fotografia, più o meno bella che possa essere, cioè l'incontro diretto con l'animale è sempre qualcosa che emoziona in ogni caso di più di qualsiasi bella immagine o filmato, per cui guarda, sicuramente io sono d'accordo con te. Ho avuto la fortuna di poter vivere e sono in qualche modo, anche in modo molto semplice, con lo zaino in spalla, anche in modo molto semplice e povero, lo facciamo sempre così ancora adesso, in tanti paesi, e ho anche amici che vivevano in Bolivia, altre parti, eccetera, facevano i naturalisti, i professori universitari. Uno non c'è più purtroppo, però ogni volta che tornava in Italia veniva da noi la casa delle farfalle per respirare il clima subamazzonico, in parte amazzonico, che aveva vicino anche a lui, e perché abbiamo ricreato proprio l'habitat con gli odori, con gli stimoli, con tutto. Quindi eravamo arrivati molto vicini, anche le specie, lo dico per quelli che sono un po' scettici, che abbiamo introdotto, quando le abbiamo messe i primi eliconidi, abbiamo fatto degli studi per anni, tesi di laurea, ricerche, confrontati con gli studi di natura, abbiamo visto che si comportano esattamente come natura, quindi abbiamo creato l'habitat, e questo ci ha confortato tantissimo, perché non abbiamo uno spettacolo di un animale che fa cose diverse, dondola magari come l'orso dentro la gabbia, eccetera. E no, fanno esattamente quello che fanno in natura, e quando non lo fanno... Credo che da questo punto di vista gli artropodi siano, tra virgolette, gli animali migliori da far vedere in un ambiente controllato, perché, come dici tu, a differenza degli animali di grandi dimensioni, mammiferi o grandi vertebrati in generale, che modificano il loro comportamento in cattività spesso rispetto a quello che è il comportamento in natura, se non in luoghi particolari, ma generalmente possono avere una modifica anche sostanziale del comportamento, nel caso degli artropodi, quindi insetti, aracnidi, eccetera, si riesce a ricreare chiaramente l'ambiente adatto, loro si comportano esattamente come natura, quindi effettivamente l'osservazione in cattività è praticamente come essere veramente in Amazzonia dal punto di vista della mera osservazione del comportamento, quindi è molto interessante. Con qualche attenzione in più, perché quando si scappa il formicaio di tagliafoglie che ha raggiunto una certa dimensione, per uscire loro non vadano più di tanto se sono chiuse dentro o fuori. Quando trovano un'apertura, cominciano in una notte, possono girare tutto il museo e tagliare tutto quello che trovano di foglie, di arredo. Quindi sì, diciamo che si allargano un po' in quel caso lì, possiamo dire. Quindi bisogna stare un po' attenti, effettivamente. Scusate la parentesi, ma siamo molto contenti di potervi dire che riapriamo. Riapriamo in qualche modo, portate pazienza, perché siamo veramente, abbiamo ricevuto una mazzata tremenda. Però chi verrà, spero capisca, solo per il fatto, venite solo per trovarci, troverete tantissime cose, ma venite almeno solo per trovarci, perché vedrete che respirerete un'aria diversa e sarà tutto in condizioni, spero, ottimali, anche per non avere problemi dal punto di vista igienico. E quindi vabbè, adesso io continuo con la mia presentazione, vado velocissimo, però vi volevo far vedere ancora questo caso, ho ancora altri casi dopo, ma questo è in particolare curioso, di cure parentali negli aracnidi, nei ragni in particolare, quindi torniamo sempre a ragni. Voi siamo su ragni italiani, quella che vedete è una specie endemica delle Alpi occidentali, di una zona piccola tra l'altro delle Alpi occidentali, si chiama Vesubia Jugorum, l'ho già fatta vedere forse in passato qui in una delle nostre dirette, perché per me ha un valore proprio personale molto forte sotto vari punti di vista, anche proprio per persone che me l'hanno fatta conoscere, che mi hanno instradato verso un certo tipo di cammino naturalistico. Questa è una madre che protegge il suo ovisacco, e l'ovisacco poi darà vita, chiaramente come tutti gli ovisacchi dei ragni, a dei piccoli che usciranno,
ma a differenza di altri ragni, nei licosidi, quindi nella famiglia ragni-lupo, di cui fa parte la Vesuvia iugorum, i piccoli si assembreranno tutti sull'addome della madre. E questa è una cosa comune che avviene in tutti i licosidi che io conosca, insomma, quelli, tutti quelli descritti che io sappia, fanno tutti così. La cosa interessante è che appunto lasciano l'ovisacco via via e pian pianino vanno a fare questa specie di parrucca di corpi tutti assiepati sull'addome della madre. Questa è sempre una Vesuvia, quella che avete visto poco fa, questa qui invece è una licosa o ogna, non si sa, che ho fotografato sulle Ande in Perù, sempre a ragni montani sono, però è un'altra catena che si trova invece nel Sud America. E ve l'ho fatti vedere non soltanto per le cure parentali, ma perché c'è una cosa curiosa che ho notato da ragazzino quando allevavo ragni in cattività a casa e facevo i classici casini di chi alleva senza stare attento, senza avere una direzione, diciamo, da laboratorio, una mentalità da laboratorio, no? Allora, io avevo allevato e riprodotto in cattività delle licosa tarantula, cioè la nostra tarantola italiana. Poi una di esse fece i piccoli, io poi la spostai dalla teca in cui si trovava e la misi in un'altra teca, dividendo poi i piccoli che ormai si stavano disperdendo pian pianino inizialmente, e feci questa cosa qua. Erano rimasti dei piccoli inizialmente nella teca da cui l'avevo spostata, non me ne ero accorto perché appunto non ci stavo attento. E in quella teca lì misi una licosa che mi regalarono, russa, che si chiama Licosa singoriensis. Ora forse ha cambiato genere, ho avuto un attimo di defiance perché non mi ricordo più se il genere sia sempre licosa. La cosa interessante però è che questo ragno, adesso mi sta qua, mi stava facendo la parata di minaccia perché l'avevo disturbata per fare la foto, e queste sono foto molto vecchie, sono delle diapositive, quindi sono foto di tantissimi anni fa, avranno circa 15 anni almeno queste foto, anche di più probabilmente. E mi accorsi di una cosa, che questo animale sul suo addome aveva dei piccoli di licosa tarantula che erano stati, vabbè, io subito dissi, adottati da questa nuova madre e si erano tutti raggruppati nuovamente sul suo addome. E questa è una cosa molto curiosa che non sapevo, non conoscevo, e poi probabilmente è legata al fatto che i piccoli a livello sensoriale riconoscono una rosa pelosa, grossa come la madre, e tendono a salire quindi su di essa per potersi proteggere, no? La madre adottiva non si accorge di loro, non li vede forse come un pericolo, e quindi li accoglie comunque sul suo addome come se fossero figli suoi, possiamo dire. Comunque quindi è una forma particolare. Un kiwi potrebbe funzionare, quindi. Sì, sì, esatto, esatto. Gli mettiamo le gambette, potremmo fare la prova, vediamo, magari un kiwi un po' piccolino. Poi sai che loro puoi provare. Si fanno questi esperimenti a livello scientifico, no? C'è la mosca delle ciliegie, gli si mettono le ciliegie finte rosse nella misura giusta, poi si mettono le ciliegie sempre più grandi che sembrano quei palloni aerostatici, sono dovuto vedere se ci vanno lo stesso. Bisogna vedere, insomma, alla fine poi ci sarà un limite anche a queste cose qua, però effettivamente in questo caso ha funzionato, anche se appunto deriva da un mio errore, no? Un mio errore di gestione di un allevamento, ma ero ancora giovane e scemo. E finisco, perché sono le ultime slide, insomma vi faccio vedere un'altra carrellata di cure parentali. Gli scorpioni hanno questa stessa cura parentale a zainetto che hanno i licosidi, cioè i piccoli anche negli scorpioni si vanno al di sopra della schiena della madre, qua ci vediamo un piccolo protetto, no? dai pedipalpi chelati della madre, così come succede anche negli amblipigi, che sono degli aracnidi che noi conosciamo meno perché non vivono nelle nostre latitudini, sono più che altro tropicali. Questo è una specie del Perù che ho fotografato anche con i suoi piccoli addosso, come a zainetto, come dicevo prima, anche su di esso, e anche qui protetti da questi pedipalpi, in questo caso fatti un po' a tagliola, che sono tipici di questo gruppo di animali, che sono innocui, non hanno neanche veleno in questo caso. E dimmi scusa. Con Harry Potter, chi l'ha visto, c'era proprio una scena finiva questa... male, purtroppo. Sì, finiva anche male quello di Harry Potter, perché gli facevano una Avada Kedavra così, in scioltezza, e finiva pure male il povero amblipigio di Harry Potter. Non mi ricordo se è il prigioniero di Azkaban o un altro dei libri. O dei film, anzi, nel film si vedeva in realtà. E
anche i crostacei hanno cure parentali, li avete già visti recentemente in un'altra nostra diretta, questo è il Geosesarma di cui parlavo un'altra volta per la conservazione di questi granchi. Mi è capitato di fotografarli in cattività con una cosa particolare, quei loro piccoli sulla schiena. Anche qui i piccoli che vengono tenuti dalla madre in una tasca, chiamiamola una tasca ventrale, anche se non è proprio correttissima come definizione, al di sotto del loro telson praticamente, e escono, si assiepano anche loro sulla schiena, diciamo sul dorso della madre, per un po' di tempo stanno lì e si vede pian pianino che poi iniziano a diradarsi perché iniziano ad abbandonare la protezione della madre per andarsene per i fatti loro. E le ultime quattro slide chiaramente illustrano una cosa che avete anche qui già visto, ma che faceva parte di questo schema di cure parentali che volevo riproporvi oggi. Alcuni ragni addirittura nutrono, permettono ai loro piccoli di nutrirsi. Questa è una fotografia dei piccoli con la madre di Pamphobetheus, di cui ho già parlato prima, e qui la madre aveva catturato uno scarafaggio e l'aveva lasciato ai propri piccoli in pasto, e che in questo caso è un piccolo che sta mangiando, ma facevano addirittura communal feeding, cioè i piccoli fratelli insieme che mangiano un'unica preda, come mi è capitato di fotografare e ritrarre in una fotografia, questa in cattività, non ero in Perù come nell'altra, questi sono ragni di Socotra, originari dell'isola di Socotra, sono dei Monocentropus balfuri che stanno mangiando insieme, questa in una teca, in un terrario, chiaramente una fotografia fatta in cattività, ma che illustra bene il comportamento di communal feeding, di nutrizione comunitaria di questi ragni. Quindi si non solo si tollerano, ma anche condividono il pranzo insieme. Ecco, che questo è Desapolis, perché il Monocentropus poi è, diciamo, lo otteniamo nella stanza della socialità, perché poi sì, i gruppetti familiari possono restare abbastanza insieme, se di dimensioni più o meno simili. Sì, infatti io questi qua che vedete in questo momento, in questa fotografia, li ho tuttora, ovviamente sono animali con me da tanti anni, li avevo riprodotti io, sono mai cresciuti, si stanno accoppiando in questo periodo, cioè questi fra fratelli e fra non fratelli si stanno accoppiando in una enorme colonia che ho in laboratorio, insomma, che facciamo vedere anche noi, io, Francesco e Tomasinelli, le nostre mostre scientifiche, perché insomma è una forma di socialità dei ragni poco conosciuta, molto interessante. Chiudo, l'ultima slide riguarda il granchio di fiume che ho citato anche qui in passato nelle nostre dirette. Anche lui ricorda un po' le cure parentali del Geosesarma, in questo caso la femmina però accudisce i piccoli solo finché non nasceranno sotto forma di granchietti ormai formati, e da lì lasceranno poi la loro madre senza andare sulla schiena come facevano i Geosesarma del Borneo. Ma comunque l'ho voluto mettere come chiusura di questa mia presentazione, perché è un animale nostrano, anche qui di nuovo, un animale che possiamo osservare con un po' d'attenzione, con un po' di fortuna nei nostri torrenti, nei nostri fiumi, e è un animale anche questo che comunque ha subito un po' di impatto dal punto di vista ambientale per i nostri, chiaramente per le nostre azioni, ma che è ancora presente, quindi è stato un piacere chiudere questa presentazione sulle madri amorevoli nel mondo degli artropodi in particolare, con questo che è una specie che per me è il simbolo della bellezza e della biodiversità italiana. Quindi spero vi sia piaciuta anche questa chiusura con i piccolini, il futuro di quella che è una specie tutta nostra, senza dover andare necessariamente ai tropici o in altri posti difficili da raggiungere. Manuele, è sempre splendido, ho visto che ci sono anche vari commenti che poi magari ti guarderai e vorrai rispondere. Sì, adesso poi rispondo, certo. C'è gente che commenta, anche Fabio dice la stessa cosa. Fabio dice, mi fermo a guardare lo scatto perché... Sì. Poi che fine hanno fatto... Leggevo Monica Biamonte che diceva, poi che fine hanno fatto, non so cosa si riferisse, ma diciamo in generale, a parte quelli che sono animali, chiaramente, che appunto che ho citato, il Monocentropus, che sono ancora con me, a parte appunto qualche individuo che può essere morto di vecchiaia, i maschi adulti di ragno hanno vita breve, per cui una volta che diventano adulti e si accoppiano, poi dopo un po' muoiono, e sono chiaramente animali che hanno fatto la loro vita in maniera completa. Elvira Castiglione diceva amblipigi animali affascinanti, lo sono, concordo assolutamente, ogni volta che mi incapita di incontrarne uno in natura, e per me è un momento di festa, lo sa bene la mia Elena, che in Perù non ne poteva più una sera, era stanca, poverina, affascinata anche lei dagli amblipigi,
però ne trovammo uno ulteriore e io mi fermai a fotografarlo, ma lei come sempre, chiaramente alla mia stessa passione, si fermò anche lei, seppur stanca e distrutta dalla nottata fuori a fotografare. Quindi sono animali che affascinano tante persone. Allora, vediamo se riesco anche a mandare altri commenti, eccoli qua. Ah, i ragnetti, sì, Monica diceva i ragnetti, perfetto, sì. Sono tan benissimo i ragnetti. Perché è un po' di ritardo anche da riuscire a... Ecco, guardate, così abbiamo dato spazio anche a chi sta scrivendo, poi vi vedete tra di voi. Io allora vi rimando anche i saluti a tutti quanti, anche dottor Vanin, che, professor Vanin, che è ancora collegato con noi. E mi pare di non essermi dimenticato nessuno, sì, perché poi ecco, ringrazio che Nicola Messina, che non ha potuto essere con noi, aveva detto che veniva, però poi ha avuto una riunione a scuola e gli avevo cacciato giusto l'orario, si è sovrapposto e non gli danno tregua, adesso che poi lui deve fare seguire la maturità, i studenti sono un po' sotto pressione, non è facile organizzarsi. Penso che il professor Valino sappia, perché deve fare anche lui i corsi online, penso, in questo momento non è proprio... Ecco, benissimo. Allora, io vi ringrazio molto, vi ricordo, ho sbagliato la volta scorsa a dire lunedì prossimo, ma ci vediamo adesso tutti mercoledì, vuol dire che ci siamo ancora, e cercheremo di portare anche altri aspetti dentro questo format, vediamo se ce la facciamo, però cerchiamo magari di ampliare di più di informazione. Ringrazio Emanuele, ovviamente, Gabriella, Riccardo, professor Vanin, e ringrazio tutto lo staff di Butterfly Arc, e Paola che ci segue sempre dietro le quinte, ecco qui l'ambipigio. E poi ringrazio la B-Movie, Andrea Biscolo lo nomino, così finalmente sappiamo anche che c'è qualcuno anche che ha un cuore, che lavora dietro la regia della B-Movie, che ci sta supportando tantissimo in questo percorso. Mentre vi saluto tutti quanti, allora a mercoledì prossimo, ciao 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 a tutti, ciao, ciao. E ma tu rimani un attimo che... Sì, sono qua.